Cellulite e smagliature. Ne vogliamo parlare con la dottoressa Silvia Cianchi, dermatologa. È arrivato il momento che insomma ci stiamo scoprendo. La cellulite e le smagliature per noi donne sono un problemone da tanto tempo, quindi cosa poter fare? Allora, anzitutto dobbiamo dire che la cellulite è un problema medico, quindi ha bisogno di una diagnosi, perché in realtà, se ne vorremmo parlare da un punto di vista scientifico, esistono tanti tipi di cellulite, ecco. Non la classificazione in cellulite leggera, media, grave oppure nodosa, quando si vede proprio la pelle con tutti i buchini come vediamo qui dalle immagini, esatto, la trapuntatura del materasso. E quindi è un problema medico. Chiaramente tutte le donne iniziano con il fai da te, quindi chi è che non ha comprato una crema, chi è che non ha provato massaggi o rimedi casalinghi miracolosi. Diciamo che nella problematica della cellulite tutto ci può stare, quindi idratare le gambe è importante, proteggere dal sole quando si va al mare, perché se oltre alla cellulite ci sono poi anche problemi di vasi, cioè di capillari o di vene, sappiamo benissimo che il sole può essere un problema. Oltre alla cellulite, che ricordiamo non è solo nelle gambe, ma può essere anche nella pancia, può essere anche nelle braccia. E può essere presente anche negli uomini, perché non è un problema solo delle donne, anche se nell'uomo è legato a altre cause. Quindi questa cellulite può essere diffusa in più regioni del corpo. Ad accompagnarsi alla cellulite ci possono anche essere le smagliature. Però ecco, per capire la cellulite di che tipo di cellulite si tratta, è importante anche una diagnosi. È importante una diagnosi, quindi andare da un dermatologo, da chi fa medicina estetica, da un chirurgo plastico, perché queste sono le figure, diciamo, più accreditate per curare questo tipo di problema. E ci sono anche, insomma, dei metodi diagnostici. Si possono vedere nelle zone di cellulite dei rallentamenti della circolazione, quindi ci sono delle zone calde, delle zone fredde. È un problema, dicevamo, che riguarda uomini e donne. Quando riguarda le donne, può riguardare donne di tutte le età. Ci sono bambine che cominciano a crescere, ad andare alle scuole medie, e cominciano ad avere la cellulite. Addirittura ci sono neonati che nascono con la cellulite, si vedono proprio quei sederotti dei neonati appena nati, che hanno i buchini, proprio perché hanno ancora, diciamo, nel loro organismo magari gli ormoni materni. Quindi questa cellulite può entrare nella vita di una donna anche abbastanza presto, quindi anche a 12-13 anni, e accompagnarla poi per tutte le sue fasi di vita, quindi nello sviluppo, durante la gravidanza, l'allattamento e nella terza fase di vita, nelle donne più mature. Alla cellulite si accompagna poi anche il rilassamento cutaneo. Quindi c'è questa pelle che non è più tonica e paffutella, proprio come quella dei bambini, perché anche delle ventenni, diciamo. Anche così, delle ventenni, perché lì chiaramente c'è un tono cutaneo e muscolare diverso, e quindi questa pelle proprio polposa, piena, fa quello che è l'aspetto giovane. La cellulite può essere un problema delle persone magre, anche delle persone in sovrappeso, e anche nelle persone magre, a volte, se queste persone magari si stringono la pelle a livello del ginocchio, compaiono quei buchettini, perché per le donne, per l'universo femminile, tutto è cellulite. In realtà ci può essere una adiposità localizzata, quindi accumulo di grasso, ci può essere una ritenzione idrica, quindi il discorso è ben più complesso, anche se poi da tutte viene generalizzato con il nome cellulite. Ad accompagnarsi alla cellulite, in alcuni casi ci sono anche le smagliature, cioè quelle famose strisce sulla pelle, che sono bianche se sono di vecchia data, o rosse se sono più recenti, magari dell'età dello sviluppo, della gravidanza, dell'allattamento. E individuati i problemi, cosa si deve fare? Appunto, no, perché qui vediamo un gluteo già rimesso a nuovo e l'altro che ancora era da mettere a nuovo. Allora, fatta una diagnosi, quindi una volta che ci si è affidati a un professionista del settore, ad un medico. Ripariamo, dermatologo? Dermatologo, chirurgo plastico, medico estetico, ecco. Il flebologo, queste sono le figure, le figure più adeguate. Una volta che c'è stata una diagnosi, scatta un programma terapeutico, che per carità può anche prevedere l'applicazione
l'applicazione di una crema a casa, perché in pubblicità ce ne vengono proposte e tanto. Poi in questo periodo. Ecco, e tutte noi le conosciamo, però alla base di tutto c'è un'alimentazione sana, il cercare di evitare carboidrati, zuccheri, perlomeno il pomeriggio dopo le 5, perché poi il nostro organismo li metabolizza in una maniera diversa e quindi ci portano poi ad avere un sovrappeso, cercare di bere molto, prendere degli integratori giusti che proteggano il nostro sistema venoso, arterioso e linfatico, fare dei linfodrenaggi da fisioterapiste accreditate che sanno trattare i problemi di celluliti, quindi non solo un massaggio rilassante che per carità può essere piacevole, però certo, poi non è adeguato ai fini. Ma che dreni insomma i liquidi all'interno. Esatto, quindi si parte da testa collo fino ad arrivare alle caviglie stimolando tutte le stazioni linfonodali. Quando invece poi si arriva ai medici che si occupano di questo problema, le soluzioni sono altre da aggiungere a questi presidi, a questi rimedi, e quindi si parla di mesoterapia, e la mesoterapia in realtà è una tecnica infiltrativa. Si può fare una mesoterapia anche per il torcicollo, ma quando si fa per la cellulite che cosa cambia? La tecnica di iniezione è sempre quella, cioè fare dei micropomfi cutanei, però oggi abbiamo a disposizione una mesoterapia enzimatica, quindi non si iniettano solo dei principi attivi diuretici, ma si iniettano degli enzimi che hanno lo scopo di sciogliere i tralci fibrosi della cellulite. Perché noi sulla pelle vediamo dei buchi, vediamo una pelle a materasso? Perché in realtà sotto si forma una corticella, un tralcio fibroso che attraversa la cute, il grasso e il muscolo, e quindi c'è un'impronta sulla pelle. Certo. Queste sostanze enzimatiche vanno a sciogliere questo tralcio fibroso. Questa corticella, questa diciamo corticella così, che si rompe e quindi la pelle si risolleva. Ed è la stessa cosa che invece fa il chirurgo plastico quando fa la liposuzione, cioè con la cannula passa sotto la pelle e praticamente rompe questi tralci fibrosi. Quindi queste sono già due opzioni terapeutiche, certo, molto valide. Chiaramente sono due strade diverse. La mesoterapia è un qualcosa che si fa in ambulatorio, in più sedute. La liposuzione o liposcultura è un intervento che prevede una preparazione e quindi anche una sala. Quella discrezione giustamente del professionista che ritiene, esatto, più opportuno. E anche lo ricordiamo sempre, mai un ambulatorio ma una sala operatoria. Ecco. Altre soluzioni sono la carbossiterapia, dove si usa un piccolo aghettino che non è invasivo, lo potremmo paragonare, anche se non c'entra niente, a quello dell'agopuntura, quindi niente di doloroso, però questa volta invece di iniettare un liquido enzimatico andiamo ad introdurre anidride carbonica, e l'anidride carbonica ha un effetto lipolitico, scioglie il grasso e migliora la circolazione delle gambe. E quindi anche l'effetto poi della pelle, questo che diventa effetto più liscio. Questo effetto a buccia d'arancia ondulato chiaramente nelle varie sedute scompare. La carbossiterapia nasce dalla medicina termale e quindi si occupa del benessere delle gambe, ma si può fare anche sulla pancia, si può fare sulle braccia, nel viso e nel collo. Nello specifico invece poi arriviamo alla cura della smagliatura, ecco, che da noi donne è sempre, diciamo, aggredita dalle creme. Andiamo a mettere creme su questa smagliatura, che è un solco che si riempie sempre più di crema e alla fine non recepisce più niente. Allora la smagliatura come si tratta oggigiorno? Si tratta con un macchinario che si chiama biodermogenesi, e questo macchinario in realtà ripulisce questo solco della smagliatura e poi attraverso un manipolo che introduce l'acido ialuronico, attraverso questo manipolo si devono riprodurre i melanociti nella smagliatura, cioè cellule che ridanno a questa striscia bianca o rossa il colore della pelle. E qui ci teniamo a dirlo che la biodermogenesi è un'invenzione tutta italiana, sì, che poi è stata esportata anche all'estero, certo, all'estero, quindi per una volta siamo stati noi italiani. E si hanno dei buoni risultati, vero dottoressa? E si hanno dei buonissimi risultati, anche perché è una terapia che non ha controindicazioni con il sole, quindi si può fare anche adesso. Si fa adesso ancora di più, perché non c'è bisogno poi di fare una seduta di lampada dall'estetista nella zona di smagliatura, ma si può andare al sole, quindi questa è una stagione sicuramente ottimale, non ha controindicazioni, si può fare anche su persone di giovane età, non è dolorosa, è piacevole e non ha effetti collaterali. Quindi le smagliature non si trattano più con il laser frazionale, cioè il laser ablativo che doveva rosicchiare la parte sbiadita della smagliatura, perché è stato visto che in realtà poi si creano delle macchie, soprattutto nelle persone che poi vanno a mare e prendono il sole, e quindi la biodermogenesi ha, diciamo, preso il suo posto. Quindi abbiamo dato delle soluzioni sia per la cellulite che per le smagliature. Detto questo, però il professionista deve sempre valutare qual è l'opzione migliore per ogni singolo essere umano. Passatemi te, perché sia gli uomini che le donne sono, sì, colpite. Quindi. Allora io ringrazio e ve la ripresento, la dottoressa Silvia Cianchi, dermatologa. Grazie.